Sì, prendiamoci sempre qualche minuto per attendere che tutti i partecipanti accedano. Benvenuti, mi fa piacere di avervi anche qui oggi a questa seconda puntata di questo percorso MOOC. Oggi si parlerà dell'architettura istituzionale dell'Unione Europea, ma parleremo anche di orientamenti politici e delle priorità di questa nuova Commissione, le priorità che si è data per il periodo 2019-2024. Vi ricordo anche l'appuntamento della prossima settimana, il 18 marzo, dove avremo nuovamente il professor Massimiliano Montini dell'Università di Siena, che è presente anche oggi, ma avremo anche un funzionario della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Vittorio Calaprice, che ci parlerà invece di transizione digitale. Poi avremo un ulteriore intervento del professor Simone Bastianoni, sempre dell'Università di Siena, che invece ci parlerà nello specifico della sfida della neutralità climatica. Prima di lasciare la parola alla professoressa Lorello dell'Università di Palermo per questo primo intervento, volevo un po' ricordarvi alcuni dettagli di questo percorso, perché vedo che comunque ci state rivolgendo delle domande via mail, quindi forse è meglio precisare alcuni punti. Innanzitutto, le tappe in tutto sono 8, sono erogate principalmente tramite l'organizzazione di questi 8 webinar per una durata complessiva di 16 ore. I webinar hanno tutti la durata di 2 ore, vengono erogati tutti il giovedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30. Il percorso è cominciato il 4 marzo e si concluderà il 6 maggio. Vi ricordo che al termine delle presentazioni trovate la registrazione del webinar e anche i materiali che vengono presentati all'interno della piattaforma Moodle. Novità del webinar di stamattina è che al termine del webinar troverete anche un questionario di valutazione, quindi che l'altra volta non avevamo messo a disposizione, ma lo sarà da questo webinar qui, quindi vi pregherei cortesemente di compilarlo, perché questo ci serve anche un pochino per capire se il percorso in realtà sta rispondendo a quelle che sono le vostre esigenze. Abbiamo ricevuto alcune domande per mail, sempre relative all'attestato di partecipazione. Così come già ribadito l'altra volta, per poter ottenere l'attestato di partecipazione dovete frequentare il 70% del monte totale, del monte ore totale, che corrisponde a circa 6 webinar, che possono essere però fruiti sia in modalità sincrona, oppure se non riuscite a collegarvi il giorno dell'evento, potete poi usufruirne successivamente in modalità asincrona. Gli attestati di iscrizione vi verranno inviati via mail solo al termine dell'intero percorso. Quindi cortesemente non inviateci mail relative a richieste di quando riceverete l'attestato, perché non l'avete ancora ricevuto, perché lo riceverete solo alla fine del percorso, quando noi avremo certificato la vostra frequenza, cioè che voi abbiate frequentato almeno il 70% del monte ore totale. Quindi vi ricordo che se volete rivedere il programma potete accedere alla piattaforma Moodle, dove tra l'altro troverete anche dei materiali di approfondimento, alcuni che sono stati selezionati da noi, ma altri successivamente verranno messi successivamente a disposizione su segnalazione dei docenti. Seguirà al mio intervento un saluto da parte del dottor Giuliano D'Eredità della Regione Siciliana, che però non vedo collegato, quindi chiederei gentilmente ai miei colleghi, probabilmente il dottor D'Eredità si è collegato come ospite, quindi se potete cortesemente promuoverlo come relatore. E quindi soltanto un secondo perché i miei colleghi lo rintracciano. Intanto volevo dirvi, mentre attendiamo il dottor D'Eredità,
Vi volevo ricordare che parallelamente a questo percorso, siccome noi siamo anche come Formez, ospitiamo un centro Europe Direct, in collaborazione con il centro Europe Direct dell'Università di Siena e del Consorzio Universitario di Trapani, noi abbiamo avviato un percorso che si chiama Lezioni d'Europa. È un percorso aperto a tutti, però non è un percorso MOOC, quindi sono soltanto una serie di webinar che fanno parte di questo ciclo che appunto che si chiama Lezioni d'Europa, che è iniziato il 9 marzo. Il prossimo appuntamento è il 16 marzo con Io sì, l'anno io europeo sì, sono io. del... Scusa, potete Sì, 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 sì. interrompere Sì, il ti sento. microfono? Chiedo scusa, potete interrompere il microfono? E quindi quello che vi volevo dire è che poi potete usufruire anche di queste lezioni che saranno appunto che si svolgeranno diciamo tra marzo e giugno. Il 16 marzo, che è martedì prossimo, avremo questo evento per celebrare l'anno europeo delle ferrovie e poi anche lì avremo diciamo, delle puntate che saranno abbastanza simili a quelle che vengono proposte di questo percorso, ma alcune non lo saranno, ma saranno degli approfondimenti. Buongiorno, Quindi, se buongiorno volete Claudio, mi approfondire sentite? ancora di più queste tematiche, vi invito ad aderire anche al ciclo Lezioni d'Europa. Ora, se il dottor D'Eredità si è collegato, gli lascerei la parola prima di lasciare la parola alla professoressa Lorello. Giuliano, ci sei? Sì, ti Perfetto, sentiamo benissimo. benissimo, Grazie a prego. voi, grazie a Claudia, grazie a Giorgio, grazie a tutto lo staff tecnico. E naturalmente, il mio è solo un saluto. Ho il piacere di portare i saluti del professore La Galla, nostro assessore, e anche della dottoressa di gestione, della dottoressa Valenti. Noi siamo contenti di questa iniziativa che veramente dà qualità all'azione di comunicazione. Dà qualità perché adesso siamo chiamati un po' tutti a due sfide, alla sfida della nuova programmazione europea e alla sfida della pandemia che si stanno come dire, avvicinando. Ormai dobbiamo assolutamente dare il massimo per riuscire a superare la pandemia e a impostare bene la prossima programmazione. Quindi ben vengano le lezioni di alto livello che stiamo producendo. E naturalmente le sfide che l'Europa ci pone sono sostanzialmente quelle della nuova programmazione, quindi l'ambiente e il digitale che devono essere le priorità. E poi naturalmente, ripeto, la pandemia che ha diciamo, fatto svoltare tante, tante iniziative in una direzione, l'amministrazione ha cercato di, come dire, di essere reattiva e spero che ci sia riuscita. Quindi grazie ancora a tutti, grazie a Formez, grazie a tutti i partecipanti, grazie ai professori che stanno intervenendo con degli interventi di alta qualità e buon lavoro a tutti. Grazie a te Giuliano, grazie mille. Come sapete, questo è un percorso appunto inserito nell'ambito delle attività di comunicazione del Fondo Sociale Europeo che la Sicilia poi ha voluto estendere a tutto il territorio nazionale. Quindi tra i partecipanti, come avrete notato, abbiamo veramente copriamo ormai l'intero territorio nazionale. A questo punto io mi fermo, lascerei la parola alla professoressa Lorello dell'Università di Palermo, che ci parlerà appunto dell'architettura istituzionale dell'Unione Europea. Prego, Buongiorno, buongiorno a professoressa. tutti, spero che mi si veda e mi si senta senza disturbi ulteriori. Volevo... A posto? Mi sentite? Volevo... La sentiamo bene, può Grazie, continuare perché la volevo sentiamo molto bene, prego. ringraziare appunto
il professor Montini e anche l'amica Marta per avermi coinvolto in questa iniziativa, in cui credo molto perché, secondo me, proprio in questo particolare contesto è fondamentale diffondere la conoscenza, perché soltanto in questo modo è possibile poi, farsi un'idea, fare delle valutazioni, e compiere anche delle scelte. Oggi, diciamo, mi è stato assegnato, di descrivere, l'architettura istituzionale dell'Unione Europea, ma prima ancora, cercherò di inquadrare questo particolare fenomeno, che è quello delle comunità e oggi dell'Unione Europea, a partire dalle sue origini, dalle sue radici, radici che, nell'ultimo periodo, erano sembrate perdute e che invece, forse proprio l'occasione della pandemia, ha, diciamo, permesso di ritrovare, soprattutto nelle scelte compiute da prima dagli Stati, ma ancor più, come sappiamo tutti, dalla Commissione europea. Comprendere la natura dell'Unione Europea e del fenomeno comunitario non è possibile se noi non ci caliamo nel contesto storico, nel momento in cui questa nuova avventura ha inizio. E siamo infatti nel periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale, in cui gli Stati, prendendo atto del disastro che era stato il secondo conflitto bellico e tutte le conseguenze che lo avevano accompagnato, danno vita ad un progetto che ha lo scopo la costruzione, di un'architettura di cui forse all'inizio non erano ben consapevoli, ma sapevano, comunque che avrebbe dovuto trovare il suo fondamento in due essenziali principi. Da un lato la volontà di cooperare, di lavorare insieme nella consapevolezza, questo sì, era presente in tutti, diciamo, i primi artefici di questo progetto, nella consapevolezza dell'assoluta insufficienza del singolo Stato, nel promuovere, questa opera di ricostruzione, assolutamente necessaria. Ma c'era un altro elemento che, ripeto, poi nel cammino, evolutivo sembrava essere stato perduto, cioè la solidarietà, cioè la voglia di aiutarsi l'un l'altro. Sono questi due elementi che connotano, le prime iniziative, che si snodano, diciamo, in questo nostro percorso e che danno vita, come tutti sappiamo, al progetto Schuman, da cui poi viene, a origine la prima delle comunità, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, e poi, la Comunità per l'Energia Atomica e la Comunità Economica Europea. Rispetto, alle due comunità settoriali, la Comunità Economica Europea aveva una vocazione, un po' più, diciamo, ampia, era un po' più ambiziosa perché, come ricorderete, come sappiamo tutti, l'obiettivo era quello di dare vita a un grande mercato in cui, venissero garantite, le quattro libertà fondamentali, la libertà di circolazione, delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali. Questo progetto, che appunto, si avvia proprio con l'istituzione, con la firma di questi trattati, appare subito assolutamente nuovo. E infatti, nei miei studi, diciamo, del passato ormai lontano, ciò che mi colpì studiando appunto, questo fenomeno era la difficoltà sulla base delle categorie, diciamo, giuridiche, conosciute nel tempo, era la difficoltà di inquadrare questa nuova esperienza. Non era infatti assimilabile a quella di una organizzazione internazionale, per intenderci come l'ONU, perché appunto aveva alla base qualcosa di diverso, che sono quei due principi centrali. L'ulteriore elemento che caratterizzava questo progetto comunitario era la disponibilità degli stati, manifestata attraverso la firma dei trattati istitutivi, a limitare la propria sovranità in campi, inizialmente settoriali, ma poi in campi sempre più estesi, per permettere che, su quei determinati ambiti potesse, dispiegarsi, l'intervento delle comunità europee e potessero trovare applicazione le regole normative approvate appunto dalle istituzioni europee. Nel nostro ordinamento giuridico, come sappiamo, la ratifica dei tre trattati istitutivi, dunque il procedimento che li porta ad essere, diciamo, poi operativi all'interno dell'ordinamento, è legata a una disposizione costituzionale che ha un significato centrale, ovvero sia l'articolo 11 della Costituzione italiana, che
per la verità era stato scritto per permettere all'Italia di aderire all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ma che successivamente invece viene utilizzato proprio a questo scopo. La chiave dell'architettura è anche la chiave della modalità attraverso cui l'ordinamento italiano si apre all'esperienza comunitaria, è proprio quella autolimitazione di sovranità che l'articolo 11 prevede e che è ammessa per la costruzione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Dunque, lo spirito con cui viene creato viene avviato questo percorso comunitario per il nostro paese è proprio quello di creare un organismo che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Le tappe successive a questa iniziale, fase di avvio sono tappe di grande successo, perché si susseguono, come in un percorso di evoluzione che prosegue senza intoppi, senza ostacoli che siano veramente significativi, prosegue la costruzione di questo edificio. Allora, per dare per imprimere una direzione anche migliore e comunque più decisa e per concretizzare ancora di più il progetto originario, come sappiamo nel 1987 viene adottato l'atto europeo che riporta al suo interno tutti quegli avanzamenti che erano già stati concretamente attuati, ma a conclusione del percorso previsto dall'atto unico europeo l'Europa sarà cambiata perché questi stati avranno creato il grande mercato comune. Effettivamente con i tempi stabiliti, perché naturalmente gli singoli stati che via derivano, dovevano garantirvi la modifica dei loro ordinamenti per adattarsi alla nuova disciplina comunitaria, questo progetto viene portato a compimento. E dunque, all'inizio degli anni 90, vi è negli stati europei un grande entusiasmo, un entusiasmo che nasce proprio dalla riuscita di questo progetto, dal fatto che aver messo insieme le proprie energie realmente porta gli stati a raggiungere l'obiettivo. La soddisfazione e l'entusiasmo si traducono nella iniziativa che riguarda la creazione di, o meglio, riguarda il desiderio di fare un passo avanti, un passo in più, che si traduce nel Trattato istitutivo dell'Unione Europea, il Trattato di Maastricht, che ha come obiettivo la creazione di un'entità nuova, che è l'Unione Europea. Se infatti la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità per l'Energia Atomica, alla Comunità Economica Europea avevano come loro ambito di movimento il mercato settoriale nei primi due casi, generale nell'altro, in realtà con l'Unione Europea si pensa di fare qualcosa di diverso, perché i paesi, gli stati si sentono pronti per creare una unione di diversa qualità, un'unione quindi che non sia più legata a esigenze, appunto alle esigenze della mercato, delle semplici quattro libertà fondamentali, ma che invece miri ad essere un'unione politica. L'Unione Europea, infatti, è una comunità politica formata dai popoli dell'Europa. E questo rappresenta un salto in avanti che gli stati, devo dire, coraggiosamente, decidono di fare. Ma proprio perché si tratta di un salto in avanti, ci sono delle difficoltà, perché l'idea che si stia creando un'entità che ha una evidente vocazione politica viene vista con sospetto, perché gli stati temono che a questo punto l'Unione Europea vorrà esercitare una propria dimensione sovrana che minaccia quella tradizionale dimensione sovrana degli stati. Questa diffidenza nei confronti di questo progetto si manifesta nella risposta negativa che la costruzione dell'Unione Europea riceve in alcuni casi. Ci sono dei referendum che in alcuni stati negano la possibilità di ratificare il trattato. Ci sono paesi come la Germania che devono, o la Francia, procedere alla modifica della loro Costituzione perché appunto il piano sul quale ci si muove è un piano del tutto diverso, è un piano politico che prima non era in alcun modo stato mai toccato.
Tuttavia, il progetto della costruzione diciamo, dell'unione politica va avanti, anche se diciamo, non possiamo trascurare che ci siano dei disallineamenti nelle posizioni dei vari stati, perché non tutti condividono alla stessa maniera questo percorso di costruzione di un'unione politica. E questo noi lo vediamo appunto nei ritardi delle ratifiche o anche in certi approcci che gli stati manifestano rispetto appunto a questo passo in avanti. Naturalmente il Trattato dell'Unione Europea poi comporterà una revisione dei trattati precedenti, ma non voglio qui entrare nel dettaglio, e anche una modifica dell'assetto istituzionale su cui tornerò dopo. Però gli elementi che caratterizzano tra gli altri questo trattato, oltre alla creazione di questa unione politica, dunque questa nuova qualità dell'esperienza comunitaria, sono due. Almeno possono essere quelli che possono essere qui richiamati. Da un lato, il Trattato dell'Unione Europea introduce lo strumento della cooperazione rafforzata. È un modo nuovo che rispetto al passato viene ad essere introdotto e che riguarda la realizzazione di determinate azioni. In sostanza, fino a questo momento gli stati, o meglio, per diciamo, ipotizzare un'azione comunitaria per avanzare, in sostanza, era necessario che ci fosse l'adesione di tutti gli stati, che poi maturava nell'approvazione di un nuovo trattato. In realtà, con la cooperazione rafforzata, questa idea dell'andare avanti tutti insieme viene messa in discussione perché ci si rende conto che non tutti gli stati sono arrivati alla stessa, diciamo, hanno percorso lo stesso cammino, non tutti sono arrivati nella medesima posizione. E allora ci si chiede se non sia il caso di ammettere o di permettere che quegli stati che siano intenzionati, che siano nelle condizioni di avanzare, debbano essere bloccati da quegli stati che invece ancora non sono in grado di fare un ulteriore passo in avanti. Dall'altro lato, si mette in evidenza come lo Stato, gli Stati che non vogliano, perché non abbiano ancora raggiunto quel processo, di evoluzione o anche di maturazione politica, diciamo, che riguarda un determinato passaggio, ci si chiede se questi Stati non possono scegliere di fermarsi senza essere trascinati da quelli che sono invece più avanti. Questo meccanismo della cooperazione rafforzata quindi condurrà a delle azioni che vedono coinvolti alcuni stati e non altri. Se da un certo punto di vista la cooperazione rafforzata può essere considerata, diciamo, come qualcosa di positivo, perché, come abbiamo detto prima, permette ad alcuni stati di procedere, ma comincia a incrinare un elemento, meglio, come dire, l'aspetto positivo della cooperazione rafforzata sarebbe stato poi diciamo, messo in discussione dal fatto che non si va più avanti tutti insieme. È come se il principio della cooperazione rafforzata, come alcuni hanno sostenuto, rappresenti una rottura di quel principio di solidarietà che aveva sempre in passato caratterizzato il movimento degli stati in avanti, il procedere appunto tutti insieme. In fondo, procedere tutti insieme significa che noi siamo disponibili a fermarci per aspettare chi è rimasto indietro e quindi a farci carico delle sue difficoltà, sempre nell'ottica della solidarietà, e permettere ad alcuni di andare avanti, legittima naturalmente scelta, rischia però di aumentare la distanza tra chi ancora non è arrivato a quel punto, diciamo a quel determinato punto del cammino. Uno degli esempi della cooperazione rafforzata, come tutti sappiamo, sarà proprio l'euro, cioè l'adozione della moneta unica. Ma nel Trattato di Maastricht c'è qualcosa di importante, un altro elemento che secondo me è importante, e cioè la creazione della cittadinanza europea. Scusatemi, la cittadinanza europea è chiaramente il riflesso della nascita di una comunità politica, quale è appunto l'Unione Europea, cioè la prospettiva è proprio questa: noi stiamo creando un'unione politica, immaginiamo una cittadinanza europea.
Questa cittadinanza europea ovviamente però va armonizzata con la cittadinanza nazionale e soprattutto si deve far comprendere che non rappresenta uno status che possa in qualche modo minacciare la cittadinanza nazionale proponendosi come sostituzione della stessa. Ecco che sia nel Trattato di Maastricht che nei trattati successivi si mette in evidenza come questa cittadinanza europea non debba essere considerata diciamo, sostitutiva. Ma semmai complementare rispetto alla cittadinanza nazionale e come, anzi, presupposto per essere cittadini europei, sia l'essere cittadini di uno degli stati membri. La cittadinanza europea però ha un merito importante, a mio modesto avviso, che è quello, su cui chiaramente qui non possiamo soffermarci, di avere cambiato, la prospettiva con cui guardare alla cittadinanza. In altri termini, la cittadinanza nazionale noi l'abbiamo sempre vissuta culturalmente come appartenenza alla comunità nazionale e come qualcosa che deve accomunare chi ha un patrimonio culturale, religioso, linguistico, etnico comune. Ecco, la cittadinanza europea, nel momento in cui attribuisce al cittadino europeo che risiede in uno stato che è diverso da quello di cui ha la cittadinanza nazionale una serie di prerogative, sostanzialmente ci manifesta come quello che conta ai fini dello status di cittadino non è questa appartenenza nazionale, ma è il vivere all'interno di una comunità. In questo, diciamo, cambiamento, perché io che sono cittadina italiana, se mi trasferisco in un qualunque stato dell'Unione Europea dove risiedo, avrò una serie di prerogative, per esempio, posso partecipare alle elezioni locali e lo farò non come cittadino di quello stato, cosa che non sono, ma come cittadino europeo. Questo cambiamento di prospettiva, come molti autori non hanno mancato di sottolineare, è importante perché ci lancia una nuova maniera di vedere la cittadinanza, che dovrebbe fare riflettere tutti gli stati e gli stati che, come quello italiano, hanno ancora una visione della cittadinanza nell'ottica dell'appartenenza nazionale. L'Unione Europea costituisce dunque una novità e chiaramente appartenere all'Unione Europea comporterà agli Stati nuove limitazioni di sovranità che si muovono parallelamente all'incremento delle competenze che sono appunto affidate all'Unione Europea stessa. Sapete che con il Trattato di Maastricht si prova a individuare, a dare un quadro delle competenze che sono affidate agli Stati e che sono affidati all'Unione Europea. Affidata all'Unione Europea. E secondo una distinzione che non tutti condividono e che, come al solito, si prova a ricondurre a categorie, diciamo, giuridiche che fanno parte della cultura giuridica nazionale, competenze esclusive, competenze concorrenti. E sappiamo però che nel Trattato dell'Unione Europea c'è un principio che riguarda proprio le competenze, che conoscete tutti, che è il principio di sussidiarietà e che è importante perché si caratterizza come principio che in realtà serve non tanto a stabilire a chi appartengano le competenze, ma come vengono esercitate le competenze. Questo principio di sussidiarietà, che proviene dalla cultura tedesca, diciamo nel dibattito relativo alla redazione del Trattato dell'Unione Europea, è stato essenzialmente voluto proprio dalla componente tedesca. Questo principio di sussidiarietà, è valutato, diciamo, nella relazione tra le competenze dello Stato, degli Stati membri e dell'Unione Europea, come, un principio bifronte, poiché, può essere letto sia come un principio che avvantaggia gli Stati rispetto alle competenze che mantengono, sia come un principio che avvantaggia l'Unione rispetto invece alle competenze che sottrae agli Stati membri attraverso quella appunto rinuncia di sovranità. In realtà, diciamo, il principio di sussidiarietà nella sua sostanza, prima, è un principio che regola l'esercizio delle competenze, cioè che si vuole assicurare che le competenze vengano svolte in modo da soddisfare l'interesse della collettività a cui sono riferite. Tant'è vero che lo stesso trattato prevede che, una competenza possa essere esercitata a livello dell'Unione Europea solo nel caso in cui lo Stato non sia in grado di esercitarla in modo efficace. Questo è un aspetto importante che però viene appunto interpretato e letto in modi diversi, cioè
In alcuni casi questa insufficienza dello Stato legittima interventi dell'Unione Europea, per cui si guarda l'Unione Europea come ad un organismo lontano che sottrae competenze agli Stati, in altri casi dovrebbe invece permettere allo Stato di mantenere appunto l'esercizio delle sue competenze. La diffidenza con cui si guarda talora all'esperienza dell'Unione Europea è legata anche a un altro fattore, al fatto che, e qui diciamo, gli studiosi e anche gli studiosi di diritto costituzionale hanno le loro, tra virgolette, se possiamo così dire, colpe, si guarda l'Unione Europea come se fosse uno Stato di grandissime dimensioni, quindi si pretende di attribuire un'identità tipica dello Stato all'Unione Europea. E questo ovviamente non può che allarmare gli Stati gelosi, come è naturale che sia, della propria, sovranità. Allora, questo è un errore che è stato compiuto tante volte e che ha prodotto poi quelle critiche che spesso sono state formulate negli anni passati. Nell'Unione Europea non esiste un Parlamento che approva le leggi perché se l'Unione Europea è uno Stato grande, allora dovrebbe essere il Parlamento, come negli Stati, che approva le leggi. L'Unione Europea non rispetta il principio della separazione dei poteri, ma siamo qui chiaramente di fronte ad un errore di prospettazione, perché l'Unione Europea, per le cose che ho detto prima, non è uno Stato grandissimo, è un'esperienza diversa, che ha origini diverse. Rimane sullo sfondo poi un altro aspetto che accenno semplicemente dell'esperienza europea, che è l'allargamento verso nuovi paesi. Il passo più consistente nell'allargamento avverrà negli anni 2000 con l'allargamento a est, allargamento verso paesi che a differenza di quelli che erano i padri fondatori e quelli che si erano poi aggregati, con una piccola parentesi per la Gran Bretagna che però ha sempre fatto storia a sé, diciamo gli eventi più recenti ce lo hanno confermato, si trattava di paesi dell'Europa centro-occidentale caratterizzati dalla condivisione di principi comuni consolidati nel tempo. I paesi dell'est hanno un'esperienza diversa ed è forse significativo l'approccio diciamo, di allargamento che li riguarda perché proprio nello stesso anno, nel 2000, come sapete, viene proclamata la Carta Europea dei diritti che rappresenta diciamo, il documento fondamentale per quanto attiene alla tutela dei diritti all'interno dell'Unione Europea. Un documento, tuttavia, che non viene scritto per gli Stati membri dell'Unione Europea, né viene scritto per affermare la tutela dei diritti dentro l'Unione Europea perché essa era già ampiamente garantita, ma che come alcuni hanno osservato viene scritto proprio come elemento di identità dell'Unione Europea e del suo patrimonio di principi nei confronti di quegli stati verso cui si stava compiendo in quel momento storico l'allargamento. Sul piano della struttura istituzionale sappiamo che l'Unione Europea che si compone oggi di 27 e non più di 28 stati, essenzialmente ha un'architettura istituzionale che è rimasta, direi, quella originaria, salvo poi diciamo, l'aggregazione nel tempo di più dei componenti provenienti dai singoli stati man mano che si aggiungevano nuovi membri al progetto europeo. L'ultima, diciamo, codificazione è diciamo, del Trattato di Lisbona nel 2009 e ci consegna diciamo, le istituzioni base, perché farò qualche accenno solo a queste, e cioè da una parte il Consiglio europeo, che originariamente non era un'istituzione comunitaria e viene, per così dire, formalizzato successivamente. È un luogo in cui si riuniscono appunto i capi di Stato e di Governo di ciascuno Stato membro ed è un organo però, attenzione, che non prende decisioni operative, ma elabora linee generali che dovranno poi essere recepite dalle istituzioni. Quindi potremmo immaginare il Consiglio europeo come una sede più di carattere politico che non è un organo che produce atti normativi. Abbiamo poi le tre istituzioni, diciamo, su cui si regge il processo di decisione, che sono il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo.
Sappiamo che il Consiglio è composto anche qui da diciamo, i rappresentanti degli Stati membri di livello ministeriale, è l'organo che prende le decisioni politiche e come diciamo, dicevano gli studiosi di diritto europeo, diciamo, che hanno poi approfondito il tema, rappresenta il Consiglio europeo l'interesse degli Stati, cioè nel Consiglio europeo siedono gli Stati in quanto portatori dei loro interessi. E questa è la ragione per cui spesso il Consiglio è un organo in cui vi è difficoltà nell'assumere le decisioni. Considerate che all'inizio le decisioni, proprio per garantire che gli Stati avessero sempre lo stesso peso, venivano adottate all'unanimità. Gradualmente l'unanimità è stata sostituita, fortunatamente, con la regola della maggioranza, sebbene con calcoli, diciamo, oggi alquanto complessi, diciamo, sono rimaste veramente molto poche le materie indicate nei trattati, per cui ci vuole ancora l'unanimità. Altro organo, che è quello di cui oggi parlerete poi, è la Commissione dell'Unione Europea. La Commissione dell'Unione Europea, composta anch'essa da rappresentanti degli Stati membri, è invece il motore del processo, dell'azione, dei progetti della Comunità Europea. Come appunto si dice, rappresenta l'interesse, un tempo si diceva comunitario, oggi diremmo dell'Unione Europea o l'interesse europeo, perché è l'organo da cui prendono avvio tutte quelle che trovano attuazione tutte quelle misure che vengono adottate nel processo di decisione. Con le riforme successive si è creata una sorta di relazione tra Parlamento e Commissione, una relazione che molti diciamo, vogliono paragonare al rapporto di fiducia che noi conosciamo nel nostro sistema, cioè quello che c'è tra il Parlamento e il Governo. E questo perché? Perché la Commissione ha un meccanismo che prevede una sorta di elezione da parte del Parlamento europeo del Presidente della Commissione e poi una sorta di voto di gradimento che deve dare il Parlamento europeo nei confronti della Commissione stessa. Altro organo centrale è il Parlamento europeo, che invece è l'unico organo direttamente eletto da noi cittadini europei. C'è, come sapete, un numero di parlamentari che viene assegnato ad ogni Stato membro sulla base della popolazione essenzialmente, e rappresenta questa volta i popoli dell'Europa. Quindi il Parlamento europeo ora diciamo, entra rispetto al passato, ha un ruolo importantissimo nel procedimento di decisione, su cui ora dirò subito adesso qualcosa, e ha visto accrescere diciamo, il suo peso nel corso della sua storia, a partire direi dal momento in cui viene stabilito che dovesse essere direttamente eletto. Il processo di decisione a cui accennavo nell'Unione Europea ha una caratteristica molto particolare, ben diversa da quella che noi osserviamo all'interno dei nostri stati, perché è un processo, come è stato definito, triangolare, nel senso che l'iniziativa per l'adozione di un atto viene assunta dalla Commissione, la Commissione trasmette questo progetto di atto al Consiglio e poi il Consiglio si pronuncia su questa proposta e esprime gli eventuali emendamenti e li trasmette al Parlamento europeo. E a questo punto comincia un gioco, se così possiamo chiamarlo, un dialogo tra Consiglio e Parlamento che si chiuderà quando entrambi adotteranno la cosiddetta posizione comune, cioè il testo dell'atto che dovrà poi essere definitivamente approvato. Quindi, come vedete, noi abbiamo ciascuno dei tre organi che rappresentano i tre interessi, interesse degli Stati, interesse dell'Unione Europea, interesse dei popoli, sono tutti partecipi del percorso della decisione, un percorso che diciamo, vede protagonista la Commissione, che è quella che lo fa partire e che poi affida agli altri due organi il raggiungimento appunto della decisione da cui poi deriverà l'atto. L'architettura istituzionale contempla poi, sappiamo, un sistema giudiziario che si compone della Corte di Giustizia e si compone poi del Tribunale, poi ci sono degli altri tribunali, ma non voglio qui, diciamo, indugiare su questo aspetto. Quello che vorrei solo mettere in evidenza è l'importanza che la Corte di Giustizia ha avuto nella costruzione del proprio edificio comunitario, perché
Nei primi anni di sviluppo dell'esperienza comunitaria è stata la Corte di Giustizia a diciamo, porre i mattoni più che le istituzioni che magari non vedevano diciamo, con facilità, non erano in grado con facilità di realizzare un accordo, ecco che la Corte di Giustizia interveniva. E sotto questo aspetto vorrei ricordare come quella tutela dei diritti a cui ho fatto riferimento prima e che è sfociata nel 2000 nella adozione della Carta Europea dei Diritti, in realtà per molti profili era già stata realizzata concretamente dalla Corte di Giustizia attraverso le sue decisioni. Si è sempre detto che la Corte di Giustizia sia stata una corte di una comunità di tipo economico, quindi poco attenta ai diritti fondamentali. Ecco, io non sono d'accordo con questa impostazione, che peraltro è stata poi diciamo, rivista, perché pur se erano temi economici che davano alla Corte l'occasione di pronunciarsi, la Corte di fatto poi i diritti li tutelava. E anche qui la particolarità di quest'organo è di essere composta da giudici che provengono da ciascuno degli stati membri e ogni giudice porta dentro la Corte il suo patrimonio costituzionale, prima che diciamo culturale, patrimonio di principi che sono presenti in quel determinato ordinamento. Quindi quando la Corte decide, come ha avuto modo di dire un costituzionalista, quello che la Corte ci propone è il distillato dei principi costituzionali degli stati che fanno parte di questa grande esperienza europea. Ora, in chiusura, voglio spendere qualche parola in maniera però sempre molto, come ho fatto finora, no, non tecnica, perché poi proprio questo aspetto diciamo, ha dei profili tecnici che, diciamo, su cui diciamo, riconosco la mia non competenza, la mia ignoranza, e cioè una delle esperienze, come dicevo prima, più di cooperazione rafforzata, che è stata la creazione della moneta unica. La creazione dell'euro nasce proprio sulla base dell'idea che un grande mercato, per funzionare meglio, abbia bisogno di un'unica moneta. Sappiamo tutti che questo ha comportato che i singoli stati membri abbiano abbandonato le loro valute storiche e abbiano appunto adottato l'euro. Ora, la creazione dell'euro, l'introduzione dell'euro e la possibilità per gli stati membri di aderire a questo sistema, ovviamente passava, come tutti sappiamo, per l'esigenza di rispettare dei parametri, che sono i famosi parametri di Maastricht, tanto odiati. Questi parametri che vengono appunto previsti in quel determinato momento storico e che tutti noi diciamo, conosciamo, sono quelli che prevedevano che lo Stato avesse un'inflazione vicina all'1,5% dei paesi più virtuosi dell'area dell'euro nel momento di ingresso, e poi avrebbero dovuto avere un rapporto tra il deficit e prodotto interno lordo minore o uguale al 3%, è un rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo minore del 60%. È evidente che questi parametri vengono scritti in un momento di crescita economica e forse con un po' di miopia, pensando che la fase appunto dell'espansione economica fosse una fase permanente, cosa che ovviamente non è. E quindi vengono definiti anche con un certo rigore, si raccontano diciamo, anche degli aneddoti su come l'Italia decise o fu deciso in Italia dal governo italiano di entrare a far parte della moneta. Però l'euro faceva parte di un progetto più vasto, che era la creazione dell'eurosistema e del sistema europeo delle banche centrali, al cui vertice c'è la Banca Centrale Europea e che comprende poi tutte le banche centrali nazionali. Ora, qual era la ratio? Diciamo, l'obiettivo era quello di, se si crea una moneta unica, occorre che ci sia un unico organo che adotta le decisioni in materia di politica monetaria. E questo organo doveva essere proprio la Banca Centrale Europea. Attenzione che
In questo percorso gli stati devono rinunciare ad uno dei contenuti più tradizionali della loro sovranità, cioè appunto l'emissione della moneta e la gestione della politica monetaria. E questo gli stati lo fanno. E quindi comincia questa attività da parte appunto della Banca Centrale Europea che gestisce la politica economica per tutta l'area euro. Ora, come è stato però sottolineato, questo progetto in realtà, sin dalle origini, nasce con un vizio, perché affinché questa politica monetaria affidata alla Banca Centrale Europea sortisse gli effetti che poi erano quelli di promuovere la realizzazione degli obiettivi comunitari, sostenere la crescita economica e lo sviluppo, sarebbe stato necessario che la Banca Centrale Europea diciamo, e che comunque che a livello europeo venisse trasferita non solo la competenza in materia di politica monetaria, ma anche la competenza in materia di politica fiscale. E proprio il fisco, le decisioni riguardanti la politica fiscale rappresentano uno dei profili di maggiore rigidità su cui gli stati non intendono, non hanno voluto cedere la loro sovranità. Quindi abbiamo una politica monetaria gestita a livello europeo e delle politiche fiscali e di spesa pubblica che rimangono gestite a livello nazionale. Che cosa accade a livello europeo? Accade che ovviamente ci sono paesi più virtuosi, che dunque adottano politiche fiscali e politiche di spesa pubblica, che sono volte al contenimento della spesa, che sono volte a limitare l'indebitamento, e paesi meno virtuosi, a cui naturalmente apparteniamo anche noi, che invece adottano decisioni diverse, legate anche al contesto politico e partitico del nostro paese, in cui la gestione del consenso è stata a lungo costruita sull'incremento della spesa pubblica finanziata con l'indebitamento. Rispetto a questi comportamenti, diciamo un po' indisciplinati degli stati, l'Unione Europea adotta prima delle misure di controllo che vengono però prima sono misure di controllo, diciamo a posteriori, poi però ci si rende conto che non sono misure efficaci perché gli stati continuano ad andare in ordine sparso. E quindi cominciano una serie di interventi che partono con il patto di stabilità e crescita del 1996, che serve, mira proprio a contenere questa tendenza degli stati a incrementare la spesa pubblica finanziandola con l'indebitamento. Chiaramente, in questa maniera cosa accade? Che gli stati cominciano a vedere limitata questa loro capacità di spesa. E se, ripeto, questo può non essere decisivo per stati che hanno finanze più solide, che non hanno un elevato tasso di indebitamento, evidentemente non è così per paesi come la Grecia o come il nostro paese. Quindi a un certo punto in questa situazione arriva, diciamo, irrompe la famosa crisi che parte dagli Stati Uniti, dei mutui subprime, che si propaga con velocità e direi anche con grandissimi impatti sull'Europa, è chiaramente una crisi che si traduce in una grave situazione appunto economica per i paesi più indebitati e soprattutto si traduce in una situazione che è in grado, diciamo, che rischia di compromettere la tenuta della moneta unica. Come molti di voi ricorderanno, dobbiamo all'intervento del nostro attuale Presidente del Consiglio, che all'epoca era Presidente della Banca Centrale Europea, i famosi interventi di sostegno con quello che quella frase che è rimasta ormai famosa, il whatever it takes, con cui Mario Draghi adotta una serie di politiche volte ad aumentare la moneta in circolazione nell'area euro, inaugura una stagione di misure della Banca Centrale Europea contestatissime, soprattutto per la Germania, perché tradirebbero la missione che è affidata dai trattati. Per questo ci saranno ricorsi al Tribunale Costituzionale tedesco, ci saranno ricorsi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma di fatto gli attacchi speculativi sull'euro si riducono e di questo beneficeranno proprio le economie e le finanze di tutti gli stati. È evidente, naturalmente, che
questo contesto poi sfocerà nell'adozione del famoso Fiscal Compact, che impone a tutti gli stati di introdurre nella propria Costituzione o in misure, diciamo, normative interne costituzionali, il famoso principio del pareggio di bilancio, diciamo, su cui non mi soffermo perché vedo già il warning dei 5 minuti in rosso che, diciamo, fa un certo effetto a chi parla, ma che è necessario, e dunque comporta all'interno degli stati ulteriori restrizioni di bilancio. Ora, tutto questo ha dipinto un volto dell'Unione Europea che purtroppo è quello che noi ci siamo portati a lungo, cioè il volto di una struttura tecnocratica, il volto di un organismo lontano dai bisogni delle persone, il volto di un'entità che non ci appartiene, che noi disconosciamo e che non è capace di effettivamente ascoltare la situazione di crisi, i bisogni, le esigenze degli stati. Questo scenario era quello che si stava prospettando anche nel momento in cui esplode la pandemia. Forse qualcuno di voi avrà letto che Mario Draghi, qualche tempo dopo, ormai non più presidente della Banca Centrale Europea, scrisse un articolo in cui metteva in evidenza come la pandemia aggravasse la situazione di tutti gli stati, specie di quelli più deboli, e soprattutto la pandemia non faceva distinzione tra stati più forti e stati meno forti, tra stati più virtuosi e meno virtuosi, quindi occorreva un intervento di dimensioni elevate. Ascoltando forse la sua voce, l'Unione Europea ha cambiato la sua direttrice di movimento. Lo abbiamo visto innanzitutto nella sospensione del patto di stabilità, che è stata già una grande, diciamo un grande passo in avanti, ma lo abbiamo visto soprattutto, e su questo penso che dopo il professor Monti potrà dire molto più e molto meglio di me, lo abbiamo visto nelle scelte della Commissione dell'Unione Europea, che ha messo in campo una serie di misure di sostegno di una, diciamo, dimensione mai vista, tornando forse un po' alle sue origini, cioè riportando l'Unione Europea in quella identità originaria di architettura fondata sulla solidarietà. Credo che debba essere questo il messaggio che dobbiamo noi oggi cogliere e credo che debba essere questa la prospettiva con cui guardare all'esperienza comunitaria, che essendo un'esperienza che si fa con l'apporto degli stati, evidentemente è un'esperienza che può avere delle difficoltà, le ha avute e le avrà. Ma se non perdiamo l'identità originaria, io credo che questo progetto potrà essere portato avanti con il beneficio di tutti. Vi ringrazio. Professoressa Lorello, grazie mille. Non volevamo metterle fretta, noi diamo così il tempo giusto per seguire un filo, diciamo, anche per non sforare, perché comunque i webinar durano 2 ore. Le chiedo ancora qualche momento perché volevo capire se da parte dei partecipanti ci sono delle domande per lei. Però vedo che non ce ne sono, tanti complimenti per la sua esposizione. Vedo una domanda. Buongiorno professoressa, vorrei chiederle un parere circa il recente intervento dell'europarlamentare Manon Aubry, che ha duramente criticato l'operato di Ursula von der Leyen e della Commissione europea circa le modalità e gli esiti della fase di contrattualizzazione europea con le case farmaceutiche. Produttrici dei vaccini anti-Covid. Aspetto peraltro evidenziato anche dal nostro attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi. Glielo chiedo perché mi sembra un caso emblematico e piuttosto rilevante che pone in luce il tema spinoso dell'equilibrio di poteri tra i vari organi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la trasparenza dell'azione decisionale della Commissione rispetto alle competenze del Parlamento europeo unico, organo eletto. Allora, Grazie. grazie. Diciamo che è l'eterna discussione, cioè, che torna, nel senso cioè che si vorrebbe che i poteri di decisione venissero concentrati nell'organo rappresentativo, cioè il Parlamento eletto diciamo, dai popoli dell'Europa, sottraendo invece compiti alla Commissione. Ora, io credo che l'intervento della Presidente della Commissione sia un intervento quanto mai opportuno. Peraltro, la gestione dell'acquisto dei vaccini,
ha dei profili che magari tecnici, che magari a noi non sono noti perché non sono semplicemente, come dire, diffondibili con piena conoscenza degli argomenti. Io credo però che l'operato della Commissione non sia un operato criticabile. La Commissione si è mossa nell'ambito delle sue competenze. Forse si potrebbe immaginare o si potrebbe chiedere che quando si tratta di assumere decisioni di questa delicatezza ci sia un passaggio nel Parlamento europeo, forse diciamo l'idea sarebbe potuta essere questa, quindi come dire, creare una relazione più diretta su alcune tematiche, sottoporre al Parlamento prima determinati tipi di decisioni, ma queste dinamiche interne tra Commissione e Parlamento europeo in parte già esistono. In questo specifico caso, come succede sempre quando c'è una patologia del sistema, evidentemente vengono fuori gli aspetti negativi, ma io non penso che non si sia fatto diciamo, quello che si doveva fare, ecco. Una seconda domanda, qual è la sua visione dei prossimi passi verso l'integrazione maggiore dell'Unione? Allora, la mia visione, io sono un'ottimista per natura e per carattere, registro però due esigenze. La prima è quella di appunto recuperare la dimensione della solidarietà, ma che significa anche, diciamo, essere capaci di aspettare i tempi degli altri, il che può allungare ovviamente la complessiva durata del cammino, però non rischia di creare poi quelle fratture che è difficile risanare. Un altro aspetto che io però ritengo centrale, ma non solo io ovviamente, nel percorso dell'integrazione, è la difesa dei diritti fondamentali. Non dobbiamo trovarci più di fronte a fenomeni come Ungheria e Polonia, cioè di paesi che diciamo, lucrano gli aiuti comunitari e poi assumono un atteggiamento di disprezzo nei confronti di quel patrimonio costituzionale comune di cui noi siamo assolutamente portatori e dobbiamo difendere di fronte a tutto. Quindi io qui sarei un po' più severa. È difficile avviare, per carità, una procedura di infrazione per la violazione dell'articolo 7, però io credo che qualche passo in avanti si sia compiuto e penso anche che si potrebbe, certamente ci vuole il consenso di tutti e questo rende le cose più complesse, anche far pesare questo aspetto quando si assegnano i fondi del bilancio europeo. Sì, un'altra domanda ancora da parte del signor Montalbano. Buongiorno, mi piacerebbe capire come mai l'Italia ha pagato un prezzo così alto nel cambio della lira euro. Proprio Questa è una domanda che esula un po' dal tema di questo webinar, però se vuole provare a dare una allora, risposta, va ovviamente bene. io questo non so dirlo. Io posso dire che innanzitutto bisognerebbe chiedere a chi in quel momento diciamo, si trovava a prendere queste decisioni. Una cosa che posso però dire è che si racconta che l'Italia, proprio per rispettare nei termini questi parametri di Maastricht, abbia fatto di tutto e forse anche qualche piccolo artificio di bilancio che le permettesse di risultare in grado di rispettare i parametri. Questo perché era uno dei paesi fondatori e non poteva sfigurare di fronte ad altri paesi come la Francia o come la Spagna che entravano a far parte dell'euro. Ovviamente parliamo di un paese che comunque aveva un indebitamento già elevato e che in qualche modo questo indebitamento in qualche modo poi ha pesato su queste scelte. Anche qui è facile ragionare col senno di poi, sarebbe stato meglio aspettare qualche anno in più per vedere se il nostro paese era in grado di risanare le sue finanze ed imporre un cambio migliore, ma se avessimo aspettato qualche anno in più la situazione non avrebbe potuto forse peggiorare, come poi diciamo, gli eventi hanno mostrato. Non è facile dare una risposta a questa domanda. Posso forse solo dire che non avendo una posizione finanziariamente solida, non eravamo in grado di negoziare con la dovuta forza un cambio diverso. Perfetto, grazie mille professoressa. La professoressa ora deve andare. Ah, ancora una domanda. Sarebbe possibile immaginare gli Stati Uniti E allora d'Europa? il progetto di Altiero Spinelli, la grande federazione, sembra essere questa la direzione verso cui bisognerebbe muoversi. Soltanto che non ci dobbiamo dimenticare che alla base di tutto ci deve essere una volontà comune, perché gli Stati Uniti vengono da un'esperienza diversa, cioè quella che sarebbe un po' più simile alla nostra, quella di chi crea più che una federazione, una confederazione, ma non stiamo qui a distinguere. Ci vuole però la volontà comune, una volontà
che in questo momento non è presente in tutti gli stati. Certo è che la dimensione dei problemi, e qui la pandemia ci dà un grandissimo insegnamento, la dimensione dei problemi ancora una volta dimostra che lo Stato da solo non può farcela, non esiste un'alternativa all'Unione Europea, con buona pace di chi la pensa diversamente, ecco, in questo momento. Un'ultima domanda da parte del signor Alga, poi la lasciamo andare perché sappiamo che è a lezione tra un pochino e quindi la volevamo liberare. Quanto ci costerà tutto questo? Quanto ci costerà tutto questo? Ci costerà, perché ci costerà, perché prima o poi da questo debito pubblico che con gli ultimi scostamenti di bilancio è cresciuto alle stelle dovremo rientrare. Però è importante evidenziare una cosa: se c'è un progetto, se c'è un obiettivo, e se noi lo condividiamo come dobbiamo condividerlo, allora dobbiamo essere disponibili a sacrifici pensando all'obiettivo da realizzare. Cioè, secondo me, l'errore più grande è pensare che i sacrifici siano fini a se stessi, che siano punitivi, che noi siamo il paese più bistrattato, perché non è così. In questo momento noi abbiamo dei personaggi italiani che occupano posizioni chiave e quindi l'Italia non è bistrattata, soltanto che noi dobbiamo comprendere che siamo parte di un meccanismo e per fare funzionare questo meccanismo noi dobbiamo fare esattamente come gli altri la nostra parte. Ci costerà, però io credo che ne vale la pena. Non c'è un'alternativa credibile. Perfetto, ringrazio il collega Franco Peta che ha inserito il link all'articolo a cui lei faceva riferimento. Grazie Times. al collega per Bravissimo. aver Bravissimo. linkato anche l'articolo. Bravissimo. Io ti ringrazio Quindi, per avermi ascoltata. professoressa, Vi ringrazio per avermi ascoltata, vorrei. noi ringraziamo il suo intervento, grazie mille, speriamo di averla di nuovo nostra ospite in occasione di eventi futuri. La lasciamo andare così può andare a Sì, fare lezione e grazie ancora per il date voi i miei contributo. saluti al professore Montini, che non ho il piacere di conoscere personalmente, ma che ho conosciuto al telefono e che ringrazio tantissimo per avermi coinvolto in questa esperienza. Buon lavoro a tutti. Sicuramente più di noi, quindi avrà sentito in diretta i suoi saluti. Grazie mille, professoressa, arrivederci. Grazie a te. Allora, prima di passare la parola al professor Montini, vi devo dire una cosa, che il questionario di valutazione è già disponibile anche per il webinar del precedente, perché abbiamo deciso di renderlo disponibile per tutti i webinar. Vi ripeto, il questionario di valutazione serve un po' a noi per capire se con questa, diciamo, attività stiamo andando nella direzione giusta. Devo rispondere a una domanda io invece, perché ho visto che il signor Scrofani diceva perché oltre a questo corso al termine non prevedete di attivare un percorso di formazione aggiuntivo aperto a tutti i partecipanti per formare figure di progettisti europei con valido titolo, attestazione ed iscrizione ad eventuale albo o registro? Rispondo io a questa domanda. Il problema è che questa è un'attività che viene fatta nell'ambito del piano di comunicazione e delle attività di comunicazione della Regione Siciliana per il Fondo Sociale Europeo. Non esula, diciamo, esula un po' dai compiti di questa attività, quello di creare dei corsi di formazione. Questo è un percorso più che di formazione, un percorso di informazione per far conoscere, per avvicinare sempre di più i cittadini alle tematiche dell'Unione Europea. Quindi il corso per progettisti non è una delle finalità del piano di comunicazione sul Fondo Sociale Europeo. Stefania Maducci ci chiede il questionario, quello che era disponibile da lunedì? No, perché il questionario lo stiamo rendendo disponibile in questo momento. Forse quello di lunedì è quello che lei si riferisce a quello disponibile su Eventi PA. Questo è il questionario che troverà nella piattaforma Moodle e che ci serve di capire l'indice di gradimento per ciascun webinar. Chiederei ora, chiedo scusa perché sto vedendo ancora qualche domanda prima di lasciare la parola al professor Montini. Professor Montini si può collegare, può attivare la webcam e il microfono.
Ringraziamo anche lei per essere qui oggi. Il professore ci parlerà invece oggi degli orientamenti politici, ma anche delle priorità della nuova Commissione europea per il periodo 2019-2024. Lo ricordo, il professor Montini è anche lui responsabile dello Europe Direct ospitato presso l'Università di Siena. E quindi lo avremo spesso ospite nell'ambito di questo percorso di MOOC. Prego, professore, può cominciare. Buongiorno a tutti, spero che mi riusciate a sentire bene. Dunque, innanzitutto mi presento, appunto, sono docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Siena, oltre ad essere responsabile scientifico della Europe Direct Siena, che insieme a Formez PA e insieme alla regione, soprattutto in questo caso siamo ospiti di Formez PA e della regione Sicilia con questa bella iniziativa del programma operativo FE Sicilia 2014-2020. Quindi io ringrazio gli organizzatori, ringrazio in particolare la dottoressa Salvi che ha così ben organizzato e messo in piedi questo corso nel quale avrò il piacere di partecipare a più lezioni come docente. Quindi questa è la prima occasione in cui sarò con voi e poi ce ne saranno altre due, e quindi insomma, sono lieto di portare il mio contributo di studioso delle tematiche dell'integrazione europea dal punto di vista del diritto, in particolare dell'Unione Europea, e naturalmente però in questo caso mi occuperò di questioni politiche e giuridiche istituzionali. Allora, nella lezione di oggi, che intende creare un primo punto di riferimento, diciamo, per poi gli approfondimenti che verranno fatti anche nelle lezioni successive. In particolare, oggi la mia intenzione è quella di presentare quelle che sono le priorità della Commissione europea per il periodo 2019-2024 e collegandole ai cosiddetti orientamenti politici, e vedremo poi tra un attimo qual è il significato di questo termine, orientamenti politici nel contesto istituzionale dell'Unione Europea. Oltre a descrivere le sei priorità della Commissione per il periodo 2019-2024, nella parte finale di questo intervento avrei intenzione anche di introdurre le due priorità, diciamo, più importanti. Che già descriveremo nell'ambito delle sei priorità, ma vedere perché sono più importanti anche nel contesto dell'attuazione del programma della Commissione e della spinta che verrà data ai programmi della Commissione dal cosiddetto Recovery Plan Next Generation EU, che sarà anche questa una delle tematiche che noi approfondiremo nell'ambito del corso più avanti, diciamo, nelle prossime lezioni. Quindi l'intenzione è quella di creare un po' il contesto di riferimento anche per preparare un po' i partecipanti alle tematiche che verranno poi sviluppate nelle prossime lezioni. Quindi diciamo che possiamo cominciare ponendoci un po' qualche domanda alla quale poi cercheremo di rispondere nell'ambito della nostra lezione. In particolare, l'origine appunto della tematica di questo intervento è capire quali sono le priorità della Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen per il periodo 2019-2024. Naturalmente il periodo non è casuale, ma è il periodo che corrisponde alla durata appunto del periodo in cui sarà in carica la Commissione europea. La Commissione europea, come molti di voi probabilmente già sapranno, ha una durata quinquennale che diciamo, segue il sistema istituzionale dell'Unione, che è basato sulla durata del Parlamento europeo. E infatti, come vedete, la durata in carica della Commissione è allineata temporalmente con la durata in carica del Parlamento europeo. Normalmente noi ogni 5 anni abbiamo le elezioni del Parlamento europeo nel periodo maggio-giugno, in questo caso l'ultima volta che siamo andati a votare per il Parlamento europeo è stato il maggio
del 2019, generalmente appunto è il periodo maggio-giugno ogni 5 anni, quindi il prossimo turno elettorale sarà nel 2024 e non a caso la durata della commissione è legata a questo periodo del Parlamento. Perché? Perché come è stato accennato dalla professoressa Lorello che mi ha preceduto e che anzi colgo l'occasione anche io per salutare e per ringraziare della sua partecipazione a questo evento. Purtroppo non è stato possibile incontrarsi di persona con i colleghi e le colleghe che fanno parte dell'organizzazione, ma l'abbiamo dovuto fare come voi partecipanti solo in maniera virtuale, quindi diciamo, ci fa piacere salutarci almeno in maniera virtuale. Quindi dicevo, la Commissione europea, come è stato già accennato, segue la durata del Parlamento perché? Perché riceve un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. Per questo, diciamo, si spiega la durata uguale come tempo, cioè 5 anni, e la durata che segue dei tempi molto simili, nel senso che generalmente il Parlamento viene eletto fra il maggio e il giugno, entra in carica nell'estate dello stesso anno e nell'autunno dello stesso anno approva la Commissione europea, che generalmente entra in carica il 1° novembre appunto dell'anno in questione. Ora, in questo caso, poi fra l'altro potremmo dire la Commissione attuale è entrata in vigore il 1° dicembre, cioè un mese dopo il periodo previsto, perché appunto proprio nella procedura di approvazione da parte del Parlamento di alcuni dei commissari proposti dagli Stati ci furono dei ritardi perché non tutti i commissari furono approvati in prima battuta dal Parlamento. Quello che però poi sarà l'importanza è vedere come nascono le 6 priorità, quello che sarà più importante nel contesto di questa lezione, vedere come nascono queste 6 priorità della Commissione europea, che attualmente sono le priorità di riferimento. Vedremo anche quali sono le fonti normative, cioè da dove traggono origine formalmente tali priorità, e poi nella seconda parte della lezione inizieremo ad occuparci di un tema che poi, come vi dicevo, verrà sviluppato anche in alcune delle lezioni successive, cioè se e come eventualmente queste priorità siano state influenzate dalla crisi causata dal Covid-19, che, come diremo, naturalmente nella impostazione della Commissione non è solo e soltanto una crisi sanitaria, e ovviamente soprattutto e prima di tutto una crisi sanitaria, ma poi diventa immediatamente dopo una crisi economica. E quindi la Commissione è chiamata a dare delle risposte e a dare un sostegno agli Stati membri e per entrambi questi profili. Inoltre, nella parte finale della lezione vedremo come la cosiddetta duplice transizione ecologica e digitale o verde e digitale, che fa parte integrante delle 6 priorità, anzi costituisce, diciamo, l'elemento più evidente e marcato delle 6 priorità, è stata inserita all'interno del cosiddetto Recovery Plan nel pacchetto Next Generation EU dalla Commissione europea, e quindi è come diventata parte integrante di questo pacchetto che costituisce il piano europeo per la ripresa economica conseguente alla pandemia, quindi la risposta alla pandemia di Covid-19. Quindi questa è un po' la struttura del nostro piano di lavoro, diciamo, per questa lezione, e partiamo subito con l'origine delle 6 priorità. Andiamo quindi subito a vedere da dove nascono le 6 priorità. Abbiamo detto che le 6 priorità traggono origine dagli orientamenti politici di Ursula von der Leyen, pubblicati nel 2019. In quel contesto, Ursula von der Leyen era ancora la candidata presidente della Commissione. Infatti, proprio in base a quel percorso istituzionale che vi accennavo prima, appena il Parlamento entra in carica nell'estate del 2019, viene designata dal Consiglio europeo, che è stato anch'esso nominato prima, Consiglio europeo, che è l'organismo nel quale siedono i capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Unione europea, viene designata la presidente incaricata Ursula von der Leyen come
presidente della Commissione europea in pectore, cioè in attesa di approvazione da parte del Parlamento. Nel momento in cui la candidata presidente deve essere presentarsi davanti al Parlamento, prima di fare questo, pubblica nel luglio del 2019 un documento programmatico denominato Gli orientamenti politici della candidata presidente, nella quale Ursula von der Leyen presenta la sua visione dell'Europa e presenta la sua, diciamo, il suo programma di azione intorno a sei priorità. Queste sei priorità sono poi diventate le priorità della Commissione europea nel suo insieme per il periodo 2019-2024. Riporto semplicemente qui una frase tratta dagli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, nella quale emerge un po' quella che è la sua visione dell'Europa, in cui già si dice che l'Europa deve guidare la transizione verso un pianeta in salute e un nuovo mondo digitale, ma per farlo deve unire le persone, adeguare la nostra economia sociale di mercato unica alle nuove ambizioni dell'epoca attuale. Questa frase mi sembra particolarmente significativa della visione di Ursula von der Leyen, che è una visione ambiziosa, è una visione di rilancio dell'Unione Europea, di rilancio dell'Unione Europea sia al suo interno che al suo esterno, nei rapporti con gli stati terzi. È una visione che si basa su un set di sei priorità, all'interno del quale però hanno un ruolo predominante due priorità in particolare, quella che verrà poi chiamata la transizione verde. Qui indicata con transizione verso un pianeta in salute, transizione verde o transizione ecologica, e l'altra transizione, la transizione digitale, verso un mondo digitale che deve trovare pronto il continente europeo nel suo insieme. Ci sono però altri elementi che contraddistinguono l'azione politica di Ursula von der Leyen. Un elemento è il recupero della solidarietà, che si diceva prima, che è una solidarietà che unisca le persone e i cittadini europei, ed è una solidarietà che unisca anche gli stati. In questo senso, Ursula von der Leyen recupera questo concetto di solidarietà, che era un concetto dei padri fondatori e di coloro che ancora prima erano stati ispiratori del progetto politico dell'Unione Europea, come il nostro Altiero Spinelli, che è stato prima ricordato. E naturalmente da lì veniva il progetto dell'Unione Europea, e il progetto dell'Unione Europea aveva la solidarietà fra i cittadini e fra gli stati come uno dei suoi assi portanti. Purtroppo la solidarietà era stato un concetto che era stato un po' perso negli ultimi 10 anni precedenti alla entrata in carica della Commissione von der Leyen, in quanto dopo la crisi dei mutui subprime del 2008 aveva prevalso una visione di austerity nell'Unione Europea, almeno nei primi anni, che aveva fatto perdere molto credito anche da un punto di vista politico-istituzionale all'Unione Europea rispetto ai cittadini, e quindi assolutamente la posizione della von der Leyen era quella che bisognava ribaltare questa posizione, rilanciare la solidarietà. L'altro elemento era quello che naturalmente bisogna adeguare il sistema economico e politico europeo, soprattutto l'economia europea, che deve rimanere un'economia sociale di mercato. Questo è un concetto che è scritto nei trattati, cioè la nostra economia europea è un'economia di mercato, ma dove la componente sociale deve essere predominante. E su questo è un altro tema, quello del rilancio della tematica sociale, su cui l'Unione Europea è molto attenta. E vediamo anche che il nuovo governo italiano, il governo Draghi, ovviamente è molto in linea con la posizione della Commissione europea su questi temi del rilancio degli aspetti dell'economia sociale, e vedremo naturalmente quello che succederà nell'interfaccia che si sta creando e si creerà tra gli input che vengono dalla Commissione europea e quello che faranno i singoli governi nazionali nei vari paesi. Quindi questo è un po' il contesto di riferimento. Adesso dobbiamo andare avanti e vedere la lista delle sei priorità. Le sei priorità, come vi dicevo, sono per la prima volta enunciate nel documento chiamato Gli orientamenti politici della Presidente von der Leyen del luglio 2019, e vengono poi riprese e rese operative nei programmi di lavoro della Commissione, che sono pubblicati
generalmente all'inizio di ogni anno solare. Ora, chiaramente nel caso del 2020 il piano venne pubblicato all'inizio del 2020 perché chiaramente la commissione era appena entrata in carica. Per quanto riguarda il 2021, invece, il piano di lavoro è stato adottato con largo anticipo, cioè già nell'ottobre del 2020. Quindi, cosa è previsto da questi, da queste sei priorità? Vedete, al primo posto un Green Deal europeo. Qui io le elenco naturalmente, ma poi ci saranno delle slide di dettaglio che esemplificheranno i contenuti principali delle singole sei priorità e andranno a vedere poi alcuni aspetti particolarmente rilevanti all'interno di queste priorità nel piano di lavoro 2021 per darvi anche il senso della qualità rispetto a questi obiettivi della Commissione. Quindi al primo punto troviamo un Green Deal europeo, al secondo punto un'Europa pronta per l'era digitale, al terzo punto un'economia al servizio delle persone, al terzo punto un'Europa più forte nel mondo, quinto punto promuovere il nostro stile di vita europeo, sesto punto un nuovo slancio per la democrazia europea. Quindi al di là dei titoli che in parte sono chiari, in altri delle priorità, i titoli in realtà non danno chiaramente il senso degli obiettivi della Commissione e per fare questo è necessario andare a vedere quelli che sono i punti principali su cui si articola ognuno di queste priorità, come dicevo, e dopo aver visto questi punti principali faremo un focus, diciamo, su quelle che sono all'interno di quella priorità le azioni principali previste dalla Commissione proprio per il 2021 nel piano di lavoro appunto dedicato a questo anno solare che è in corso. Quindi partiamo con il Green Deal europeo. Il Green Deal europeo è naturalmente non a caso al primo posto in questa lista perché come vedremo poi anche rispetto al Recovery Fund, non solo è stata rilanciata la centralità del Green Deal europeo, ma è stato previsto, come sapete, che più di un terzo dei fondi del Green Deal, dei fondi del Recovery Plan Next Generation EU vadano proprio a progetti inerenti all'attuazione del Green Deal europeo. Quindi non è un caso che sia al primo posto in questa lista. Il Green Deal europeo prevede appunto vari passaggi, vari punti principali. Naturalmente è un sistema molto complesso quello del Green Deal europeo, del quale in realtà parleremo nel dettaglio nella prossima lezione. Quindi io qui mi limito a fare delle riflessioni di carattere generale. Quindi, diciamo, questi 8 punti sono alcuni dei punti principali del Green Deal europeo, che in realtà però è molto più complesso di quanto, è molto più corposo di quanto potrebbe apparire da questa già abbastanza lunga lista delle tematiche principali. Allora, al primo posto abbiamo la necessità di dotarsi da parte dell'Unione Europea di una normativa europea, di una nuova normativa europea sul clima che sancisca l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. Come vedremo poi nel dettaglio, più avanti, anche nella prossima lezione, l'Unione Europea con la Commissione von der Leyen si è data come obiettivo prioritario quello di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Questo è assolutamente in linea con gli obiettivi previsti dalla comunità internazionale attraverso il famoso Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che prevede proprio che gli stati debbano fare gli sforzi per raggiungere diciamo un buon livello di riduzione delle emissioni al 2050. Il 2050 è un po' una data simbolica di metà secolo che viene presa come riferimento per la programmazione nazionale e internazionale di riduzione delle emissioni e di lotta contro i cambiamenti climatici. L'Unione Europea, nella sua ottica di essere leader, di mantenere una posizione di leadership, forse anche di tornare ad essere leader in modo più forte a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, ha previsto proprio di darsi questo obiettivo della neutralità climatica, che vuol dire sostanzialmente andare verso quasi un azzeramento delle emissioni rispetto ai livelli del 90 e livelli del 90, detto per inciso, che sono comunemente
a livello internazionale la data di partenza sulla quale si calcolano le riduzioni delle emissioni. E l'obiettivo della neutralità climatica vorrà dire ridurre in gran parte le emissioni di gas serra e compensare quelle emissioni rimaste attraverso, ad esempio, il contributo dell'assorbimento forestale e altri interventi tecnologici di assorbimento. Quindi questo è l'obiettivo di riferimento, quello al 2050, rispetto al quale vengono definite poi delle tappe intermedie di riduzione e in particolare una tappa di riduzione al 2030, della quale dirò meglio nella slide successiva. Nell'ambito della politica europea, in materia climatica, uno dei primi passaggi fondamentali sarà il contributo che la Commissione europea intende dare alla COP26 di Glasgow. La COP26 è la conferenza delle parti numero 26 in materia di cambiamenti climatici, che si svolgerà a Glasgow in Scozia nel novembre di quest'anno, ed è stata rinviata di un anno rispetto alla data originariamente prevista a causa della pandemia. Si spera e si pensa che quest'anno la conferenza riuscirà a svolgersi, anche se ovviamente sarebbe la prima volta che eventualmente si svolgerà una conferenza del genere in remoto. Visto il numero di persone, di soggetti coinvolti, si è deciso l'anno scorso di rinviarla perché non è facile organizzare un evento del genere in remoto. Adesso ancora non è chiaro cosa si farà in remoto, cosa eventualmente si potrà fare in presenza e se per il momento la conferenza è confermata, ma naturalmente tutti attendono di vedere gli sviluppi della pandemia. Tra l'altro è interessante anche la scelta del luogo, perché Glasgow in Scozia è chiaramente un luogo, potremmo dire, di frontiera, perché da una parte è dentro al Regno Unito e quindi fa parte di uno Stato che oggi con la Brexit non è più parte dell'Unione Europea, ma dall'altro lato sappiamo che la Scozia strizza l'occhio all'Unione Europea e non esclude la possibilità, se si creeranno le condizioni politico-istituzionali, di effettuare un referendum. Eventualmente per chiedere ai cittadini scozzesi se vogliono uscire addirittura dal Regno Unito e nella prospettiva di diventare uno Stato indipendente e potenzialmente ridiventare membro dell'Unione Europea. Quindi il luogo della Scozia sarà un luogo interessante perché chiaramente la Commissione vorrà avere un ruolo e avrà un ruolo perché chiaramente le autorità scozzesi hanno tutto l'interesse ad avere un pieno appoggio della Commissione anche in prospettiva futura. Quindi sarà sicuramente una cosa interessante all'interno di un contesto già interessante, perché questa conferenza sarà quella in cui si dovranno definire molti aspetti istituzionali organizzativi e rilanciare gli impegni al 2030. Altri aspetti importanti del Green Deal europeo, dei quali però diremo meglio nella lezione prossima, sono quelli legati alla decarbonizzazione dell'energia, al nuovo piano di azione per l'economia circolare, alla strategia dell'Unione Europea sulla biodiversità per il 2030, ad esempio su questi due ultimi punti, economia circolare e strategia della biodiversità, l'Unione Europea ha adottato importanti documenti nel 2020-2021. Altri temi importanti sono il piano di investimento europeo per il sostegno al Green Deal europeo, che si lega adesso anche ai fondi che derivano dal Recovery Fund, dal Next Generation EU, una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile. Qui di recente l'Unione Europea, nei mesi scorsi, ha pubblicato un regolamento nel quale detta dei criteri e delle regole in materia di finanza sostenibile e naturalmente il tema che è un tema prioritario della mobilità sostenibile e intelligente, che serve a modificare, dovrebbe servire a modificare il nostro modo di spostarsi, ma soprattutto abbattere fortemente la CO2, l'emissione di gas serra collegata a questi movimenti di persone e di merci. E qui, quindi questo è il quadro sul Green Deal europeo, delle tematiche principali. Vediamo nella prossima slide quelle che sono le priorità della Commissione per il 2021, tratte appunto dal piano di lavoro 2021. Vedete, per quanto riguarda il 2021, l'Unione Europea, la Commissione si impegna a rendere operativo
l'obiettivo di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 90, che è stato uno degli obiettivi, come dire, rilanciati e lanciati dalla nuova Commissione europea. Infatti la vecchia Commissione europea precedente, la Commissione von der Leyen, si era accordata nel 2018 per un obiettivo di riduzione del 40% al 2030. Questo obiettivo da molti addetti ai lavori non era considerato sufficientemente ambizioso e la Commissione europea von der Leyen, in linea con l'obiettivo della neutralità climatica fissato al 2050, ha deciso di rendere più ambizioso l'obiettivo di riduzione al 2030, portandolo dal meno 40% al meno 55%, proprio per renderlo più credibile, per concentrare gli sforzi di riduzione anche a livello tecnologico già nel prossimo decennio, non attendere i decenni successivi, e diciamo attivare percorsi di riduzione delle emissioni che siano in linea con l'obiettivo ambizioso della neutralità climatica al 2050. Come dice la Commissione, ci sarà un importante processo di organizzazione della revisione legislativa necessaria a rendere la normativa europea in linea con questo obiettivo del meno 55%. E verrà fatto il cosiddetto pacchetto pronti per il 55%, che troverà proprio la luce, vedrà la luce nel 2021 e che riguarderà tutti gli aspetti che devono contribuire a questa grande riduzione delle emissioni, quindi dalla promozione delle energie rinnovabili a quella dell'efficienza energetica, al settore dell'edilizia, all'utilizzo del suolo, alla tassazione energetica, alla condivisione degli sforzi, che vuol dire ripartire gli obblighi di riduzione delle emissioni tra gli Stati membri, allo scambio delle quote di emissione, il famoso sistema di emission trading a cui sono sottoposte le principali installazioni industriali europee, che verrà anche questo rivisto e rilanciato. In più, la Commissione intende proporre un meccanismo di adeguamento, cosiddetto meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, che altro non è che un meccanismo in cui si dovrebbe imporre una tassazione all'ingresso di prodotti importati nell'Unione Europea che provengano da paesi che non hanno delle normative di riduzione delle emissioni in linea, diciamo, ambiziose in modo simile a quello dell'Unione Europea. Questo è un vecchio progetto, una vecchia idea dell'Unione Europea che per ora non si era realizzata, un po' perché le precedenti commissioni europee non erano state abbastanza ambiziose, un po' perché c'era qualche timore che questo, diciamo, obiettivo potesse essere, come dire, trovarsi in contrasto con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma oggi forse iniziano ad esserci le condizioni per un'iniziativa del genere, non in contrasto, ma in accordo con l'Organizzazione Mondiale del Commercio e in accordo ovviamente con i principali operatori commerciali come gli Stati Uniti o la Cina, che dovranno necessariamente trovare un accordo politico con l'Unione su questo tema. Ma è importante, a mio avviso, il segnale che la Commissione europea lo mette adesso tra le sue priorità e quindi chiaramente adesso, come dire, i tempi sono maturi per cercare di rendere questa tematica veramente operativa. Andiamo avanti e vediamo gli altri punti delle priorità della Commissione. Abbiamo il secondo punto, è quello dell'Europa pronta per l'era digitale. Anche su questo tema posso anticipare che ci sarà una discussione nella prossima lezione, quindi anche su questo lascio il campo ai relatori, al relatore in particolare che ci sarà su questa tematica la prossima settimana, e quindi vi do solo qualche flash generale tra i punti che l'Unione Europea intende sviluppare. Nei prossimi anni c'è in progetto una strategia europea, una nuova strategia europea in materia di gestione e protezione dei dati, un nuovo approccio europeo all'intelligenza artificiale che deve costituire un contesto normativo di riferimento per il dispiegamento
dell'intelligenza artificiale nel contesto europeo con le giuste tutele, le giuste garanzie, una nuova legge sui servizi digitali, ovviamente a sostegno del mercato unico europeo, un rafforzamento della cosiddetta cybersicurezza o cyber security. In Europa, un nuovo pacchetto in cui si faccia in modo che l'era digitale sia al servizio dei consumatori e quindi si mettano i consumatori nella condizione di essere dello stesso tempo protetti, ma anche in condizione di poter sfruttare al pieno le novità della nuova era digitale. Il collegamento forte che l'Unione Europea prevede fra la politica europea per l'era digitale e la nuova strategia industriale per l'Europa, questo si lega anche ai vecchi progetti di Industria 4.0 che sono stati e sono in corso di revisione da parte dell'Unione Europea per una nuova strategia industriale che sia in linea con le esigenze del Green Deal e con le esigenze dell'era digitale. Poi un nuovo spazio europeo per la ricerca che deve rilanciare le tematiche della ricerca in linea con l'era digitale e altre tematiche come la finanza digitale. Andiamo avanti e vediamo le priorità del 2021. Intanto la Commissione ha stabilito che il periodo dal 2021 al 2030 dovrà essere il decennio digitale dell'Europa nel quale si realizza una nuova struttura anche normativa che deve basarsi sui seguenti principi: il diritto alla riservatezza e alla connettività, la libertà di espressione, la libertà di circolazione dei dati e la cibersicurezza. L'Europa in particolare si propone di presentare a breve nuove proposte normative sull'intelligenza artificiale e creare una identità digitale europea comune che dovrebbe essere la base per l'identità di tutti i cittadini europei. Vado avanti un po' più velocemente perché siamo già a metà del tempo e quindi diciamo vediamo le altre priorità un po' più rapidamente. La terza priorità, l'economia al servizio delle persone, dove avremo una Europa sociale forte per una transizione anche socialmente giusta, il rilancio e il sostegno della garanzia europea per i giovani, la revisione del quadro della governance economica europea con il rilancio del meccanismo del semestre europeo che si lega anche al semestre, alla gestione del recovery plan. Il consolidamento dell'unione dei mercati dei capitali europea e dell'unione bancaria, un sistema possibilmente di tassazione delle imprese che sia più simile, cioè eliminando le forti differenze a livello di tassazione delle imprese che esistono a livello europeo, piani comuni, per combattere l'evasione fiscale e semplificare il sistema fiscale. Su questo l'Unione Europea dovrà, naturalmente confrontarsi con gli Stati membri perché la politica fiscale è una politica europea, ma recentemente si è visto come sarebbe auspicabile un maggiore coordinamento a livello europeo anche in questo settore e poi un miglioramento delle regole per il funzionamento dell'unione doganale da un punto di vista tecnico. Vediamo cosa è previsto per il 2021 in particolare. Naturalmente l'Unione Europea dice subito che continuerà a lavorare per far sì che la pandemia e la conseguenza di crisi sanitaria non si strutturino in una crisi sociale, perché noi abbiamo avuto la crisi sanitaria ed economica, siamo, come dire, veramente a rischio di avere una forte crisi sociale nell'Europa e quindi il Recovery Plan e tutto il pacchetto Next Generation EU dovrà mettere questo tema assolutamente al centro. In più, l'Unione Europea vuole rafforzare anche la tutela dei diritti sociali attraverso una serie di proposte che fanno parte di un nuovo pacchetto chiamato il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, che in parte è stato già presentato, in parte verrà, diciamo, reso più operativo attraverso un piano di azione che uscirà nel 2021. Un altro punto importante in questo pilastro è che l'Unione Europea prevede di rilanciare l'Unione Economica e Monetaria per renderla ancora, più approfondita
e per rendere l'Unione Europea economica e monetaria più stabile e più competitiva e rafforzare ulteriormente il ruolo dell'euro. Chiaramente qui questo è molto legato all'idea che l'Unione economica e monetaria deve essere il fulcro dell'azione europea in questo ambito, e questa è come dire, una logica irrinunciabile dal punto di vista europeo, ma anche, mi pare ormai, da parte di tutti gli Stati membri, compreso il nostro. Un'Unione Europea più forte nel mondo è un altro punto importante. L'Unione Europea ha negli anni scorsi, soprattutto nella precedente commissione, in qualche contesto perso un po' il suo ruolo di leadership a livello internazionale per la cooperazione internazionale. La Commissione von der Leyen vuole rimettere al centro il ruolo europeo, da qui per esempio una nuova ambizione, come abbiamo visto nel settore della riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche il rafforzamento dei rapporti plurilaterali e bilaterali con alcune aree del mondo, ad esempio l'Africa, ad esempio i Balcani occidentali, dove si vuole rilanciare il progressivo avvicinamento dei paesi dei Balcani occidentali, soprattutto i paesi dell'ex Jugoslavia e l'Albania, che sono in un lungo percorso che le dovrebbe prima o poi portare all'adesione all'Unione. Altri temi importanti sono il piano di azione per i diritti umani e la democrazia, il piano di azione sulla parità di genere, che dovrà essere rilanciato nel 2021, e l'iniziativa internazionale per la riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dopo i tempi difficili che ha vissuto, soprattutto a causa dell'ostracismo dell'amministrazione Trump, dovrebbe vedere un nuovo rilancio con la nuova amministrazione americana. E in questo senso, infatti, troviamo nelle priorità 2021 il rilancio dell'azione internazionale europea, un ordine internazionale basato su regole e valori, il rilancio del multilateralismo e della cooperazione nelle istituzioni mondiali, e in questo senso le prime priorità sono le riforme dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, e Organizzazione Mondiale del Commercio, l'OMC, per adattarla alle nuove realtà, alle nuove sfide. In questo senso, come dicevo prima, la piena disponibilità dell'amministrazione Biden negli Stati Uniti dovrebbe agevolare questo compito dell'Unione Europea nei confronti del multilateralismo, perché certamente l'Unione Europea ha molto sofferto l'isolazionismo e l'ostracismo dell'amministrazione Trump rispetto a tutto quello che aveva a che fare con il multilateralismo e la cooperazione. Quindi in questo senso sicuramente ci aspetta un periodo più promettente rispetto al passato, nel quale l'Unione Europea vuole avere la propria voce come voce importante. Un'ulteriore priorità dell'Unione Europea è promuovere il nostro stile di vita europeo. In realtà qui non è felice l'espressione stile di vita europea, perché in realtà poi leggendo i documenti quello che la Commissione intende dire è promuovere i nostri valori europei sostanzialmente. Quindi aggiornare le competenze europee, rilanciare uno spazio europeo dell'istruzione nel quale sia più facile spostarsi da un paese all'altro per completare ad esempio diversi cicli di istruzione in paesi diversi, rendere più simile, più facile, più simili i curriculum e più facile il riconoscimento delle esperienze, lavorare poi su altre tematiche come l'integrazione e l'inclusione, creare un nuovo patto, un nuovo sistema sulla migrazione e l'asilo, una nuova politica dell'immigrazione legata alla nuova strategia per la sicurezza europea, lavorare per altre tematiche come l'eradicazione della tratta degli esseri umani e l'abuso sessuale dei minori, e rafforzare la tutela della salute. Quindi tutte tematiche che si interfacciano fra aspetti sociali e aspetti legati alla tutela di valori fondamentali dell'Unione Europea. E quindi qui vediamo nel 2021 quali sono le priorità che l'Unione Europea si propone di affrontare. Naturalmente ci sarà attenzione piena alla questione della
della pandemia, gestione della pandemia e delle minacce sanitarie transfrontaliere, la possibilità, l'Unione Europea vuole lavorare per creare una unione sanitaria europea, nel senso che ad oggi la pandemia ha dimostrato che le competenze europee in materia di coordinamento delle politiche sanitarie sono molto poche. La materia sanitaria è tradizionalmente una materia di competenza degli stati, dove l'Unione Europea ha solo un ruolo di coordinamento e questo ha molto penalizzato la possibilità per la Commissione di intervenire in modo ancora più forte di quello che ha fatto. Quindi l'Unione Europea, prendendo spunto dal fatto che la pandemia ha dimostrato che è necessario un intervento su scala più ampia di quella dei singoli paesi, vuole presentare delle proposte per creare una unione più forte anche in materia sanitaria, rafforzando e potenziando il ruolo delle agenzie esistenti, creando una nuova agenzia biomedica di ricerca e sviluppo comune a livello europeo e quindi dando un impulso a una gestione europea della pandemia e a fronteggiare anche eventuali future altre minacce di tipo sanitario transfrontaliero. In più, però, l'Unione Europea non vuole rinunciare alla libera circolazione dei cittadini. Voi sapete che pure in questo periodo di difficoltà l'Unione Europea ha sempre chiesto agli stati di non chiudere le frontiere, possibilmente, perché l'Unione Europea deve continuare a funzionare come un mercato unico dove si devono cercare di limitare al minimo i controlli alle frontiere e in questo senso l'Unione Europea vuole rivedere il funzionamento del cosiddetto spazio Schengen per eventualmente adattarlo alle nuove priorità dei tempi. Andiamo avanti e l'ultimo passaggio è l'ultima priorità, è quella del nuovo slancio per la democrazia europea, un nuovo piano di azione per la democrazia legato al tema dello Stato di diritto che vedete qui al punto 1 e al punto 4, cioè l'Unione Europea ha previsto di adottare un regolamento per la tutela dello Stato di diritto e obbligherà gli Stati membri annualmente a confrontarsi su una relazione annuale che verrà inviata loro dall'Unione Europea. L'obiettivo della Commissione è quello di arrivare anche ad una possibilità di vincolare o bloccare i fondi europei per quegli stati che non si mettano in linea con i valori dello Stato di diritto. In particolare sono sotto osservazione, voi sapete, l'Ungheria e la Polonia che ultimamente hanno adottato normative che non sono in linea con alcuni dei valori europei. È una partita difficile perché in molti settori è richiesta l'unanimità e quindi questi paesi possono formalmente bloccare alcune decisioni dell'Unione Europea e quindi c'è un gioco diplomatico in atto che abbiamo visto anche rispetto all'approvazione del Recovery Fund e del Next Generation EU, però l'Unione Europea, soprattutto la Commissione, è molto determinata a portare avanti questa partita per il rafforzamento dei valori europei dello Stato di diritto. A questo tema della democrazia europea si legano poi altre iniziative legate alla Carta dei diritti fondamentali e ad altre questioni. In particolare segnalo l'ultimo punto, la conferenza sul futuro dell'Europa. Proprio ieri è stata presentata una dichiarazione comune del Parlamento, della Commissione e del Consiglio, nel quale si lancia ufficialmente la conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrà essere un anno, più o meno un anno, di varie iniziative a livello europeo, a livello degli stati, in cui si dovrebbero potenzialmente raccogliere anche le opinioni dei cittadini dal basso sul futuro dell'Unione Europea. Ancora presto per vedere quale sarà il piano operativo, ma ieri è ufficialmente partito questo percorso, proprio con la dichiarazione di ieri. Per quanto riguarda il piano del 2021, l'Unione Europea si impegna a lavorare sul tema dell'eguaglianza e della protezione dei valori dell'Unione Europea, ma anche di settori nei quali, secondo la Commissione, sono necessarie nuove e rinnovate strategie europee, in particolare in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, in materia della protezione dei diritti dei minori e in materia della combattere la violenza di genere. In questo senso l'Unione Europea si è impegnata a promuovere l'adesione dell'Unione Europea alla Convenzione di Istanbul e presenterà nel 2021 una nuova proposta contro la violenza di genere. Quindi l'Unione Europea è molto attiva su questi temi e vuole già dal 2021 dare dei segnali precisi su queste tematiche per andare avanti.
Questa è la, diciamo, visione delle sei strategie. Adesso farò solo qualche riferimento al collegamento tra le sei, strategie, le sei priorità e, le due transizioni principali, cioè la transizione ecologica e la transizione, digitale. La transizione ecologica o transizione verde naturalmente corrisponde alla priorità 1, cioè al Green Deal europeo. La transizione digitale, come avete visto, corrisponde alla, priorità 2, cioè all'Europa pronta per l'era digitale, e possiamo dire che queste due, priorità costituiscono delle super priorità all'interno della lista delle sei priorità della Commissione, tanto è vero che poi, nell'ambito, questo già era vero per come era scritto il sistema delle sei priorità, ma questo è assolutamente confermato da quello che poi la Commissione ha proposto con il Recovery Fund, dove vediamo tra un attimo quali sono le percentuali. Ve le ricordo fra un attimo. Intanto possiamo dire una cosa che ci interessa in questa sede. Ripeto, ci sarà una lezione apposita in cui parleremo del Recovery Plan e di Next Generation EU, che è stato presentato dalla Commissione nel maggio 2020 ed approvato nel suo passaggio, uno dei passaggi cruciali è nel febbraio 2021, quindi il mese scorso. Noi sappiamo che la dotazione totale di Next Generation EU è 750 miliardi di euro, ma è articolato in diversi pilastri e programmi. Quello che mi preme dire in questa sede, in cui noi parliamo non di recovery plan in particolare, perché ripeto, ne parleremo nelle prossime lezioni, ma parliamo delle sei priorità dell'Unione Europea. Quello che mi preme ed è importante sottolineare è che l'Unione Europea, con il Recovery Fund Next Generation EU, ha colto l'occasione di dire una cosa molto precisa, e cioè che la pandemia non ha cambiato le priorità dell'Unione, ma semmai ha rafforzato l'urgenza di attuare quelle sei priorità e in particolare le due super priorità. Quindi è stata un'occasione, tra virgolette, la crisi economica, sociale conseguente alla crisi sanitaria, per rilanciare le sei priorità che già l'Unione Europea si era data, e semmai per attuarle più rapidamente. Questo è il messaggio che la Commissione ha dato agli Stati membri e che poi è stata confermata con l'adozione dei documenti appositi. Non entro nel dettaglio del recovery plan perché non c'è tempo, ma ripeto, ne parleremo poi nelle lezioni successive. Quello che mi preme sottolineare è quello che dicevo, già accennavo prima, cioè che con il recovery plan la Commissione Europea ha dato concretezza a questa duplice condizionalità ecologica e digitale. Cioè ha detto: non solo queste due sono le due priorità, la transizione verde, ecologica e quella digitale, ma il 37% dei fondi dovrà andare a progetti inerenti alla transizione verde o ecologica ed il 20% a progetti inerenti alla transizione digitale. Quindi nel complesso stiamo parlando di quasi il 60% dei fondi disponibili. E quindi questo vuol dire che c'è una duplice condizionalità, per gli Stati membri, che si lega alla duplice transizione ecologico-digitale o verde e digitale. E quindi questo, farà in modo, nella visione della Commissione Europea, che gli Stati abbiano sì la possibilità di presentare dei piani nazionali e quindi basati sulle loro esigenze nazionali, ma che siano in linea con gli obiettivi prioritari europei, perché l'Unione Europea vuole compiere la transizione verde e quella digitale a livello europeo. Poi i dettagli li stabiliranno gli Stati membri, ma il controllo della Commissione ci sarà, e sarà un controllo molto preciso e basato su criteri molto precisi che l'Unione Europea ha già reso noti e rispetto ai quali gli Stati membri stanno elaborando i piani nazionali. Voi sapete che devono essere elaborati entro il 30 aprile. A questo punto io mi fermerei perché, diciamo, abbiamo ancora una decina di minuti che lascerei per le vostre, domande. Quindi grazie per ora della vostra attenzione, sono a disposizione, vedo moltissime domande, vediamo a cosa riusciamo a rispondere. Non ho avuto il tempo di leggerle, ma ho visto che scorrevano sul video.
E quindi Sì. adesso la Salvi mi introdurrà le domande. Allora, innanzitutto Grazie. molte non sono domande, ma sono diciamo più che altro delle opinioni che sono state espresse dai partecipanti e condivise con gli altri e va benissimo. Invece abbiamo una domanda, alcune poi erano delle domande di carattere tecnico relativo alla piattaforma Moodle e vi invito cortesemente questo tipo di domande di inserirle all'interno del forum tecnico che trovate sulla piattaforma, perché noi abbiamo il nostro collega Fabio Ballor che vi risponderà. Diciamo per poter così chiarire alcuni passi della piattaforma che sono poco chiari. Abbiamo una domanda da parte di Melania che dice: potrebbe spiegare più nel dettaglio il punto 5, partenariato orientale post 2020 per quanto riguarda l'obiettivo di rendere l'Europa più forte nel mondo? Poi la ringrazia per la presentazione che è stata molto interessante e chiara. Sì, allora, il partenariato orientale è un aspetto specifico della cosiddetta politica di vicinato dell'Unione Europea e quindi è un pezzetto dell'azione europea per i paesi più vicini, in particolare quelli asiatici, dell'Asia, diciamo di una parte dell'Asia che sta diciamo, intorno all'Ucraina, Armenia, Azerbaigian. Adesso forse ho qui la lista, vediamo un attimo. Ecco, i paesi precisamente coinvolti sono l'Ucraina insieme con Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia e Moldavia, quindi alcuni dei paesi che sono molto vicini all'Unione Europea e con i quali quindi l'Unione Europea vuole creare delle relazioni molto strette. In particolare posso citare in questo senso l'accordo che l'Unione Europea ha concluso qualche anno fa con l'Ucraina, che ovviamente per chi non è un addetto ai lavori non è molto conosciuto, ma è un accordo veramente molto molto vicino a creare un mercato quasi integrato, diciamo, e anche chiede a questi stati di rispettare tutti i valori dell'Unione Europea, mettendo in una posizione molto simile a quella dei paesi candidati all'ingresso dell'Unione. Ovviamente per questi paesi sono abbastanza vicini per avere relazioni strette, ma ovviamente non sono abbastanza vicini per pensare di diventare paesi membri, ma l'Unione Europea vuole creare una partnership molto stretta. Per questo, ovviamente, lavorando sui Balcani, che invece i paesi dei Balcani sono paesi destinati potenzialmente a diventare membri dell'Unione Europea, poi bisogna occuparsi dei paesi che stanno immediatamente ad est dei paesi dei Balcani e quindi creare con questi una relazione speciale rispetto a tutto il resto del mondo. Quindi questa è la politica europea che vedete lavora sia sui Balcani che su questi paesi del partenariato orientale. Grazie per questo chiarimento. Abbiamo ancora una domanda da parte di Piero Bucci. Chi valuterà i progetti? Allora, immagino che ci si riferisca ai progetti del Recovery Plan Next Generation EU. Ripeto, su questo poi daremo maggiori dettagli nelle lezioni successive, però possiamo già dire che chi valuterà sarà la Commissione europea. In termini molto veloci e semplici è previsto che i progetti degli Stati devono essere presentati entro il 30 di aprile. Nei 2 mesi successivi la Commissione farà la valutazione tecnica dei progetti, eventualmente chiedendo agli Stati le opportune integrazioni e modifiche, e dopo l'approvazione della Commissione il Consiglio avrà un mese ulteriore per approvare i progetti. Quindi ci sarà un doppio passaggio. Quello della Commissione sarà quello più tosto, più difficile, perché sarà una valutazione tecnica. La valutazione del Consiglio sarà più che altro una valutazione politica e quindi meno, diciamo, nel merito e più sull'impianto generale, probabilmente. Quindi ci sarà un doppio passaggio, il tutto, se tutto va bene, dovrebbe quindi concludersi nell'estate e i primi fondi potrebbero essere disponibili nell'autunno. Allora, un'altra domanda da parte di Alessio Frasconi. Nella programmazione europea precedente, grande attenzione era riservata agli obiettivi della politica di coesione, articolo 174-175 del TFUE. E agli obiettivi dell'Agenda 2010-2020, che impatto hanno all'interno della nuova programmazione, considerando anche la riduzione delle priorità dagli 11 obiettivi tematici?
Allora, diciamo, ci sono spazi per la politica di coesione, perché, diciamo, quando poi spiegheremo il Next Generation EU, vedremo che il pacchetto principale, che sta nelle politiche di recovery e di ripresa è un pacchetto direttamente indirizzato agli stati. C'è però un'altra tranche importante di finanziamenti che va alle politiche di coesione, quindi c'è uno spazio ampio nel pacchetto Next Generation EU per le politiche di coesione. La complessità è dovuta al fatto che già il Next Generation EU è composto di più pilastri e poi va letto in parallelo col bilancio pluriennale, perché anche nel bilancio pluriennale ci sono altri fondi per la coesione. Quindi mettendoli insieme, in realtà i fondi per la coesione ci sono e rimangono, il problema sarà capire l'interfaccia fra questi due meccanismi e come si svilupperà, perché a livello istituzionale non è semplicissima l'architettura organizzativa che si è creata con il parallelo fra il Next Generation EU e il bilancio pluriennale, fra virgolette, normale, che poi sono state approvate in parallelo. Ancora una domanda da parte di Irene Cencetti. Cosa pensa del coinvolgimento della società di consulenza McKinsey alla stesura del Recovery Plan italiano? Allora, su questo francamente non saprei cosa rispondere, perché tutto quello che noi leggiamo per ora sono notizie dei giornali, quindi è molto difficile. Chiaramente si può discutere del coinvolgimento di una società di consulenza, ma è anche vero che non penso di avere gli elementi al momento per poter fare una valutazione. Sicuramente la complessità è molta, il tempo è poco, quindi posso capire che ci possa essere bisogno anche di apporto di soggetti consulenti anche esterni che possono dare degli input. Però su questo, ripeto, il governo, avete visto che la politica di questo governo è di essere molto abbottonato su questi temi. Quindi è molto difficile capire anche chi fa cosa e cosa sta succedendo. Quindi temo che dovremo aspettare quando usciranno come dire, delle comunicazioni un po' più precise. Possiamo accettare soltanto un'altra domanda perché poi dobbiamo chiudere il webinar, quindi ci scusiamo con gli altri partecipanti se non riusciamo ad evaderle tutte, ma erano tante. Vorrei chiedere se nel settore dell'azione europea nel mondo è prevista una cooperazione militare, organizzando ad esempio missioni simili a quelle che già alcuni stati europei portano avanti in Africa. Allora, è prevista diciamo, il rilancio di una politica europea di difesa. Questo è quello che ufficialmente è previsto. Quindi è chiaro che rafforzando la politica europea di difesa, probabilmente si potrà strutturare meglio la cooperazione militare fra gli stati. Quello che appunto per ora la Commissione ha previsto è di rilanciare il tema della politica europea di difesa. Però al momento non mi risulta che ci siano piani di azione molto specifici, quindi dovremo aspettare cosa uscirà nei prossimi mesi. Insomma, forse già nel 2021 potrebbe uscire qualcosa su questo. Proprio giusto un'altra, abbiamo un'ultima domanda, così chiudiamo velocemente. Mi incuriosiva che azioni legate all'assistenza esterna come la cooperazione siano sotto la voce stile di vita europeo. Lei cosa ne pensa? Ma su questo già lo accennavo prima, questa espressione stile di vita europeo non è piaciuta praticamente a nessuno. È stata una delle poche cose che la von der Leyen ha sbagliato, diciamo, nel senso che non si capisce a cosa serva, anzi, forse rispetto ai paesi esterni, se si parla di stile di vita europeo può sembrare quasi offensivo rispetto a tradizioni, culture diverse. Quindi probabilmente qui quello che si intendeva era promuovere nel mondo i nostri valori europei, e questo probabilmente è quello che in realtà, leggendo i documenti, la Commissione intende, la von der Leyen intendeva. Non so perché hanno scelto questa infelice espressione, però vabbè, diamogli atto che però i contenuti sono seri e quindi gli diamo atto di questo errore nella scelta forse di questo titolo.
Sì, professor Montini, la ringraziamo moltissimo. Abbiamo esaurito ormai il tempo. Se ci sono ancora delle domande, vi invitiamo sempre a porle all'interno del forum ed eventualmente poi chiediamo noi l'intervento degli esperti. Però sarebbe interessante porregli le domande perché così tutti le possono vedere ed eventualmente potete provare anche a rispondervi tra di voi e quindi creare quella che noi possiamo definire una vera e propria comunità professionale. Ringrazio il professor Montini, ma ringrazio anche tutto lo staff che sta lavorando dietro questo percorso, e quindi Fabio Ballo, Giorgia Gasbarro, Raffaella Scordino, Stefania Mulas, ma anche Marta Ferrantelli che si è bloccata un attimo l'immagine, non so sì, se professor continui. Montini, la collega ha avuto qualche problema di connessione e quindi è caduta la linea. A questo punto riprendo io i suoi ringraziamenti per ringraziare di nuovo lei, tutti i partecipanti intervenuti, i colleghi che supportano la realizzazione di queste attività e vi diamo appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti e a presto, alla prossima. Arrivederci a tutti. A Grazie anche da parte. giovedì Arrivederci. prossimo, arrivederci a tutti.